Buongiorno mamme, oggi siamo con la pedagogista Silvia Bolognesi. Buongiorno, Buongiorno. Silvia. Allora, Buongiorno. sappiamo come sia difficile per noi genitori la scelta del nido. Allora, a volte non abbiamo molto tempo da dedicare alla visita dei vari nidi, però in quella mezz'ora, diciamo, di tempo che abbiamo, dobbiamo stare attenti a qualcosa. A che cosa in particolare chiediamo a te oggi? Mi concentrerei su due aspetti fondamentali. Sì. Uno è proprio, diciamo, l'impatto visivo, adesso vediamo in che senso e che cosa intendo. Okay. E il secondo aspetto, diciamo, è il progetto educativo. Okay. Impatto visivo. Sì. Trattandosi di una struttura per bambini molto piccoli, magari ci si immagina che il nido debba essere molto colorato, quindi magari pieno di scenografie, sì, ambientazioni, il castello delle fate e quant'altro. In realtà no. Non è così. Assolutamente. Quindi no. Qua ci cade esatto. Il mito della fiaba. Diciamo, dobbiamo trovare una giusta misura. Certo. Chiaramente non può essere neanche un ambiente austero, okay, simile ad una caserma. Cioè, sì. Adesso mi spiego meglio. Sì. I colori troppo accesi, piuttosto che pareti troppo sovraccariche di oggetti, raffigurazioni e quant'altro, sono molto destabilizzanti per i bambini. Certo. Li creano proprio un'agitazione interiore. Quindi privilegiare, per quello che riguarda i colori delle pareti, per esempio il bianco, o bianco, comunque dei colori pastello abbastanza tenui. Diciamo. Sì. Per quello che riguarda i mobili e l'arredo, privilegiare il color legno. Quindi i mobili proprio anche di legno. All'altro è anche molto bello che le pareti possano arricchirsi progressivamente durante l'anno delle cose magari realizzate dai bambini stessi. I lavoretti, diciamo, che possono essere... Sì, quindi magari scattare anche delle fotografie di attività che i bambini fanno, che vengono posti nella parte bassa delle pareti, in cui i bambini si possono anche rivedere mentre stanno facendo delle cose, cioè ritrovare comunque degli oggetti realizzati da loro appesi alle pareti, piuttosto che rivedere in giro le loro fotografie, li fa sentire anche a casa. Delle indicazioni in questo senso. Vedere nelle sezioni il meno possibile la plastica, okay, che non è che debba essere bandita. Esistono moltissimi giochi realizzati di legno o con comunque materiali naturali, perché al di là di essere un materiale poco stimolante per il bambino e che può trovare tranquillamente anche in qualsiasi altro posto, a casa certo, è probabilmente circondato dalla plastica, sì, diciamo che c'è sicuramente anche un tema molto attuale legato proprio alla salvaguardia ambientale, insomma. Altri aspetto fondamentale è osservare proprio l'allestimento delle varie sezioni, no? Quindi trovare mobili comunque in cui i giochi sono tutti ad altezza di bambino, in cui c'è la visibilità dei giochi e degli oggetti. Perché questo sicuramente ci fa capire che dietro c'è un progetto educativo di qualità e molto pensato. Certo. Mi ricollego anche a quello, appunto, che il riferimento che abbiamo fatto alle pareti, che oltre al discorso dei colori sicuramente c'è proprio anche il discorso legato a suggerire delle ambientazioni tramite delle scenografie. Quindi facevo l'esempio del castello delle fate, Fatato, sì, piuttosto che il bosco e quant'altro. Questo, oltre a proporre al bambino un setting che è sempre lo stesso e quindi a lungo andare può essere molto stancante, ci fa capire che probabilmente, appunto, dietro non ci sono tutte le riflessioni che stiamo facendo adesso insieme e che quindi forse non c'è un progetto educativo molto ben strutturato. A proposito quindi di progetto educativo, ma noi genitori lo possiamo conoscere questo progetto educativo? Non è che potete, dovete conoscerlo, assolutamente, quello è uno dei must che porta poi un genitore a scegliere un nido oppure no. Cioè noi dobbiamo sapere perfettamente come lavora il personale che si trova all'interno del nido. In genere vengono fatte delle riunioni, delle presentazioni, degli open day, certo, in cui si fa vedere la struttura e si racconta il modo di lavorare. Esistono molte metodologie, no, con cui può lavorare un nido. Esistono nidi di impronta montessoriana, cito Montessori perché magari è il metodo un pochino più
orecchiato e conosciuto, ma sì. Non è l'unico, ne esistono vari. Nelle strutture che noi gestiamo utilizziamo un metodo, diciamo, integrato, che prende da Montessori, ma prende anche da altri modelli pedagogici che vengono per esempio da Reggio Emilia, o anche da altri, da stimoli addirittura europei e nord europei. Qui si aprirebbe un discorso molto lungo, però diciamo che quello che mi interessa far capire che il progetto educativo deve esistere. Quindi, e deve essere visionabile, anche senza arrivare, diciamo, chissà quale mole di documentazione, anche parlando col coordinatore deve essere in grado di raccontare la modalità di lavoro, cioè ci deve essere un pensiero dietro. Colpo d'occhio ci dà già l'idea del fatto che quella struttura ha un'identità e sa esattamente in che direzione vuole andare. Poi durante l'anno potrò decidere di fare, che ne so, un progetto specifico sulla lettura, sugli atelier o quant'altro, che però rientra nel chi tipo io sono, di educazione, cioè, sì. Esatto. Quindi sicuramente parlando col coordinatore, con gli educatori, eccetera, più avranno anche voglia di raccontarvi quello che fanno e più sicuramente hanno una modalità di lavoro molto chiara in testa, ok? Ok. Veniamo agli educatori, sì. La formazione degli educatori, l'approccio, l'impatto che si ha con gli educatori, come deve essere? Allora, intanto è legittimo anche fare delle verifiche rispetto ai titoli di studio degli educatori, che adesso con le nuove normative devono assolutamente avere una laurea in scienza della formazione con non un ci indirizzo si può improvvisare. Specifico. Sì, ma è una cosa abbastanza recente, cioè negli ultimi anni è stato innalzato il titolo di studio obbligatorio per poter fare gli educatori, minimo la laurea in scienze dell'educazione, quindi questo è già un elemento. Certo. Gli educatori, diciamo che probabilmente nella prima visita li vedremo. In genere anche un altro indice, diciamo, di serietà della struttura è organizzare un colloquio di ambientamento, quindi un momento in cui si parla con i genitori per approfondire la conoscenza del bambino prima del suo ingresso. In quell'occasione, per esempio, probabilmente si conosceranno gli educatori. Anche qui partiamo dalle cose più evidenti, il famoso colpo d'occhio. Sì. Se io sto girando per la struttura e vedo educatori che magari non hanno una sorta di divisa, quindi io devo avere la sensazione, per esempio, che si sono cambiati per entrare in struttura, anche per una questione di igiene proprio, sì. Esatto. Mi aspetto di vedere educatori che non hanno magari le unghie lunghe con lo smalto, piuttosto che mille anelli, braccialetti o cose di questo genere, non perché non sia legittimo portarle, ma fuori dalla struttura, perché lavorando con la fascia 03, sempre per una questione igienica e di sicurezza, certo, esatto, è importante stare attenti a questi particolari, i capelli legati, insomma, sono veramente, non sono delle banalità in questo caso. E anche in qui il clima che si respira, quindi io mi aspetto educatori che magari sorridenti, certo, serie più perché esatto. Hanno a che fare con i bambini, quindi anche una serenità, la serenità di che fondo. Trasmettono. Esatto, è chiaro che nel mio ipotetico giro, nel nido che voglio scegliere, una cosa molto apprezzabile sarebbe poter in qualche modo vedere anche un po' quello che accade, senza invadere lo spazio dei bambini, perché questo non sarebbe neanche giusto, certo. Ma è ovvio che se nel mio giro magari mi fanno affacciare in una stanza dove io posso proprio anche vedere quello che cosa sta accadendo, facendo, certo. Okay, soprattutto alla luce di tante tematiche, tante purtroppo cose. Si sentono tante storie appunto tristi, diciamolo, e quindi anche quello è esattamente importante. Ok, quindi dare quella sbirciatina dentro che magari mi fa vedere che c'è una situazione, no? Bella, interessante. Nel nido dove siamo in questo momento ci sono addirittura le vetrate, è questo vero, è bellissimo, quindi tutti proprio spazi aperti, tutto si vede, sì. Si vedono tutte le stanze, sì. Allora Silvia, quindi dopo esserci accertati un po' dell'affidabilità degli educatori nel nido in cui abbiamo intenzione di mandare il nostro figlio, cos'altro dal punto di vista di sicurezza fisica proprio dobbiamo notare, dobbiamo stare attenti a cosa? Sì, va detto che comunque a monte, diciamo, la prima verifica da fare, sì, è che il nido sia effettivamente autorizzato. E questo, per esempio, parlo di Roma, basta andare sul sito del Comune di Roma ed esiste l'elenco dei nidi autorizzati. Certo. Questo significa che comunque il Comune ha verificato che ci sono tutti quei requisiti di sicurezza base, l'impianto elettrico, come è fatta la cucina, che comunque
insomma, mettono è il importante, nido ancora in più di andare a visitare, cioè, quindi il primo step in è realtà, quello di andare in esatto. internet e controllare se sì, i nidi dove si vuole andare sono autorizzati ovviamente assolutamente sì, dal assolutamente. Comune. Grazie ancora Silvia Bolognesi per questa bella chiacchierata. Voi mamme, se avete ulteriori curiosità, non esitate, scrivetele nei commenti qui sotto e ci vediamo presto su ABC Mamma TV. Ciao!